Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Manuela e oggi ho il piacere di mostrarvi, di farvi un unboxing perché ho ricevuto inaspettatamente un cadeau da parte di Mesauda e poi un cadeau da parte di un'azienda che si occupa di apparecchi per il viso, quindi di device e non solo. Devo dire che il cadeau ricevuto da Mesauda me lo aspettavo perché mi avevano contattata, però devo dire così ricco, così pieno, onestamente no, e voglio andarvelo a mostrare nel dettaglio. Così come questo brand che mi ha contattata, mi ha scritto perché vedendo i video su YouTube e poi su Instagram, siccome io amo comunque utilizzare il Foreo e mi piace sperimentare e ovviamente provare tanti prodotti, in particolar modo mi hanno contattato per questo Comper Smarking, eccolo qui, questo apparecchio che poi si basa su ultrasuoni, su vibrazioni attraverso ovviamente due diciamo uno dei loro sieri a base di alfa idrossiacidi. Io vi dedicherò poi una mia skincare routine dove andrò a mostrarvelo, ve lo racconterò nel dettaglio, vi racconterò proprio per bene come mi sono trovata, le sue funzioni, come agisce, su cosa agisce e poi alla fine vi farò sapere che cosa ne penso. Lo utilizzerò per circa un mesetto perché voglio testarlo per bene. Sono felice di questa collaborazione, non sponsorizzata, non pagata. E quindi devo dirvi la verità, lo andrò ad utilizzare e vi farò sapere. Già comunque come si presenta, devo dire che ha questo formato ergonomico con questo manico particolare e mi piace moltissimo. Poi qui c'è per ricaricare l'adattatore e vi farò sapere comunque come mi sono trovata e come ovviamente si utilizza. Passiamo a Mesauda. Allora, loro sono partiti proprio veramente dalla base, a cominciare dal prodotto per il viso, quindi dal primer e dal fondotinta. Questi sono i due packaging, li apro con voi. Io avevo già provato del loro brand, in particolar modo pennelli che ho avuto modo di ricevere e questo in particolar modo lo avevo già. Anzi, non proprio questo, ma quello con la forma un po' più arrotondata. Questo è il F04, poi vi lascerò tutto in descrizione. Mi farò farò un make-up con voi, mi truccherò con voi, perché dei loro prodotti, come vi avevo detto, li avevo già provati e mi erano piaciuti moltissimo. In particolar modo matite labbra, pennelli e rossetti, quindi devo dire che ero entusiasta del brand. Quindi questo è il pennello per l'applicazione e mi hanno poi omaggiato del filler face primer, eccolo qui che ovviamente lo apro sempre con voi. Questo primer effetto filler zero flow, quindi sono veramente curiosa di provarlo, e il fondotinta luminous finish. Mi ricorda alla lontana qualcosa di Guerlain, però sono curiosa nel senso del packaging esterno, questo beige e nero, però lo proveremo insieme, vi farò sapere. Il brand poi, per continuare quindi dalla base fino ad arrivare alle labbra, mi ha omaggiato della cipria compatta. Le avevo viste di tantissime nuance, però loro mi hanno mandato la 103 Gold Cream, quindi io sono appena appena un po' abbronzata, anche se in questo momento, ragazzi, nonostante qui è tutto aperto, sto morendo di caldo con questa ring light davanti. E questa è la cipria, quindi io non ho sbocciato nulla, non ho provato nulla e testerò e vi farò sapere. Dopodiché, oltre ovviamente alla cipria, ho avuto regalato, mamma mia ragazzi, cioè io vi voglio mostrare i due prodotti che stupendi. Allora, prima di tutto la Golden Roses,
questa meravigliosa palette con questi bellissimi colori. Ecco, io gli ombretti, a onor del vero, non li ho mai provati, quindi li proverò e vi farò sapere sia prima che con voi. E poi quest'altro piccolo gioiellino, degli illuminanti. Guardate che carini, con questa cialda tra un rosa argentato e due colori dell'oro, questo oro pallido mi piace molto, mi ricorda, vabbè, alla lontana il quad di Charlotte Tilbury, alla lontana, però sono due gioiellini che sono stata felicissima di avere. Poi ho ricevuto il Big Antique Lashes, il mascara, eccolo qua, non lo apro perché è proprio in tonso, quindi lo aprirò nel momento in cui lo andrò ad applicare. Per concludere gli occhi, la matita nera, eccola qua, che io non conoscevo, devo dire, labbra sì, ma matite e occhi no, con questa punta così ai siliconi. Ho ricevuto sempre per il viso e quindi per la base il One Stroke. Anche questi li ho visti in applicazione. Questo è il matitone. Sono proprio curiosa, vi devo dire la verità, di provare tutto. E poi per le labbra la nuova linea uscita, il Cult Me. Questo è il colore. Voi forse lo vedete fucsia, ma vi posso dire che è un rosso mattonato. Mi ricorda alla lontana, dico, dalla Palma, i nuovi rossetti Velvet, e quindi sono curiosa del finish. Il blush, perché seguendoli ho visto tutte le novità dei blush che ha lanciato, e questo si sposa benissimo col colore rossetto, che sembra rosa, ma vi posso garantire che con questo colore sta veramente benissimo, cioè in telecamera sembra praticamente fucsia. E infine, ovviamente, la matita per le labbra, però questo è un colore che è neutro, quindi per quel rossetto non, sicuramente non andrò a provare. E la cosa poi, ragazze, più carina, devo dire che ha concluso questo cadeau e quindi questo unboxing, la base che si può utilizzare anche come top coat e il colore bordeaux per le unghie. Quindi, ragazze, sono stata a dir poco contenta, perché sa, uno si aspetta casomai uno o due prodotti, invece ho avuto la linea completa. Farò veramente un video dedicato a questo cadeau inaspettato, perché non sono nella loro lista delle influencer, ma mi hanno visto e mi hanno ovviamente contattata. Poi chissà se dovessi ricevere qualcos'altro, ma io sono veramente già contenta così. Sapete che è una cosa per noi youtuber, noi influencer, come vogliamo denominarci, è sempre una cosa molto molto bella ricevere dei prodotti e poi testarli e raccontarvi le impressioni. Io devo dirvi che nel mio lavoro tutti i prodotti che ho ricevuto li ho testati sempre per bene, e poi quelli che, di cui veramente mi sono innamorata li ho voluti prendere per la mia celletta. Adesso più dedicati alla skincare, unicamente perché avendo, come dire, un'età un po' più adulta, per me il biglietto da visita è resta sempre il viso. Si può avere un grandissimo make-up, ma poi quando ci strucchiamo io vedo delle cose veramente, come dire, aberranti, e quindi per me il make-up è il prosieguo di una corretta skincare, di corretti prodotti nel loro utilizzo, e quindi vado a testare più prodotti skincare che make-up. Quindi solo per questo, però devo dire la verità. Così è stato con Nabla, così con tutte le aziende che ho preso. Mesauda, devo dire la verità, mi ispira moltissimo da avere nella mia celletta. Non so se sarà, diciamo, un partner che entrerà nella mia profumeria, però sono felice che loro mi abbiano contattata e quindi mi abbiano poi dato la possibilità di provare questi prodotti.
Ragazze, spero che questo piccolo unboxing vi sia piaciuto. Devo dire la verità, mi ha fatto molto molto piacere e li proverò, li testerò con Mesauda, poi mi truccherò con voi e farò un video poi dedicato a questo device, di cui sono molto molto contenta. Detto questo, noi ci vediamo, spero prestissimo, con un nuovo video. Vi mando un bacio, fatemi sapere giù nei commenti se voi li avete mai provati questi prodotti, se conoscete questo device, chiacchieriamo un po', lo sapete che mi fa molto piacere e vi leggo sempre tutte. Detto questo, un bacio e a prestissimo.